A poche ore dal delitto Massimo Del Ticco, una 45enne ha confessato di aver ucciso la madre Marisa Tosoni, l'84enne trovata massacrata di botte sul suo letto all'interno di una villetta, Villa Cristina, a Cetona. Ci troviamo nel senese. L'anziana vittima è stata trovata questa mattina sul corpo ancora i segni delle botte, sulle lenzuole, sul pavimento, molto sangue. A lanciare l'allarme è stato proprio il figlio, disoccupato, con problemi di dipendenza da alcol. L'uomo, dopo la separazione, era tornato ad abitare con la madre a Villa Cristina. Due lei. Andavano d'accordo? Mamma e figlio. Perché? Nel corso dell'interrogatorio, nella caserma dei carabinieri, di fronte al PM Sirio Flamminis, il 45enne ha ammesso di essere stato lui ad uccidere la donna. L'omicidio si sarebbe consumato attorno alla mezzanotte, al culmine dell'ennesima lite nata per motivi di denaro. L'anziana sarebbe stata aggredita nel suo letto e picchiata sino alla morte. Solamente dopo ore il 45enne ha chiamato i soccorsi, quando però per la pensionata non c'era più nulla da fare. Ho pensato, è stata la mazzata. Il figlio ha confessato l'omicidio. Ma lo so io. Che persona era il figlio? Ma io venivo a figlio, era calmino, insomma. Però quando l'ho visto io era sempre calmo. L'uomo si sarebbe giustificato dicendo che la madre era solita criticare il suo stile di vita. Non sarebbe la prima volta che si registrano forti litigi tra i due, sfociati anche nella violenza. Problemi familiari non lo so se c'erano. So che il ragazzo qualche volta veniva in chiesa, qualche volta ci ho parlato, poi per il resto bisogna stare un po' zitti di fronte a questi drammi e vedere un po' nel silenzio maturare quello che vale per noi, tanto ormai ciò che è fatto. Però c'erano dei problemi di alcolismo alla base. Questo non lo so. Sicuramente qualche problema c'era, se no non succedeva quello che è successo. Tutto qui. L'uomo in stato d'arresto adesso si trova nel carcere di Santo Spirito a Siena.